Nome: Agata. Cognome: Zuccarelli. Segni particolari: timidezza. Come nasce la tua passione per il beach volley? Nel 2012, dopo che ho fatto il mio secondo torneo internazionale in Portogallo, un mondiale, Under 19. Qual è il ricordo più bello della tua carriera sportiva? La vittoria della Coppa Italia di quest'estate e aver superato le qualifiche sia in Turchia che in Messico nel World Tour. Per che cosa rinunceresti alla tua carriera da beacher? Ora come ora, per nessuna cosa al mondo. Che cosa vedi nel tuo futuro dopo il beach? Mi piacerebbe studiare nutrizione, quindi mi vedrei bene nei panni di nutrizionista. Facciamo un gioco, devi dirci che cosa porteresti con te su un'isola deserta. Quale oggetto, a te molto caro per ragioni affettive, porteresti con te? Occhiali da sole, acqua e poi, non saprei, un libro. Quale libro metteresti in valigia? Sto leggendo parecchi libri di Federica Bosco, quindi uno dei suoi. Quale indumento metteresti in valigia? Mutande. Una persona che vorresti avere accanto nei momenti di solitudine? E se non fosse una persona ma un cane? Qual è il viaggio più bello che hai fatto? Più bello, credo in Messico, ma perché è stato un viaggio lungo, quindi ho fatto varie scale, mi sono divertita. Quale posto del mondo ti piacerebbe visitare? Il Giappone, perché adoro il sushi e vorrei veramente sapere se lì il sushi si mangia come lo mangiamo qua. Veniamo alle domande personali. Sei single o fidanzata? Single. Quale strategia usi per avvicinare un ragazzo che ti piace? Non saprei, nessuna, non lo guardo quindi. Essere una giocatrice di beach volley ti aiuta nelle tue conquiste? E secondo me sì. Fai l'identikit del tuo uomo ideale? Alto, un bel fisico e sicuramente un bel sorriso. Da 1 a 10, quanto ti senti dipendente? Dal cibo? 10. Dalla moda? 7. Dal tuo telefonino? 5. Dai social network? 5. Dalla famiglia? Dipendente 2. Dal beach volley? 10. 100 non c'è, vero? Domande marzulliane. La vita è un sogno o sono i sogni che aiutano a vivere? Sono i sogni che aiutano a vivere. Lei crede in quello che fa o fa quello in cui crede? Crede in quello che faccio. Per ultimo, si faccia una domanda e si dia una risposta. Arriverà il momento, il mio momento? Sì, penso proprio di sì. Tu sei nata a Carrara e sappiamo che sei molto legata alla tua città. Possiamo metterti alla prova per scoprire quanto la conosci? Quanti abitanti ha Carrara? 50.000. 63.000. Dai. Qual è il nome del patrono di Carrara? San Francesco. San Ceccardo di Lumi. Ah, vivo anche vicino alla chiesa di San Ceccardo. Quale salume carrarese è molto famoso? Il Lardo. Quale celebre calciatore è nato a Carrara? Buffon, questa la so. Quale pietra rende famosa Carrara nel mondo? Il mare. Da Carrara al Brasile, se ti dico Rio de Janeiro? Mi vengono i brividi. Che cosa rappresentano per te i giochi olimpici? Un sogno, diciamo, il coronamento di tutti i sacrifici che sto facendo e che sicuramente dovrò ancora fare. Fingiamo che sei in finale alle Olimpiadi. Facci la telecronaca del tuo punto che decide la partita e ti consegna l'oro olimpico. E una gran difesa di un cut, uno shot e un bel attacco forte di potenza proprio a sfondare chi c'è di là. Ciao e a presto, grazie.